Buongiorno colleghi, direi di dare inizio alla sessione straordinaria del Question Time. Direi di iniziare subito con la prima interrogazione all'ordine del giorno rivolta all'assessore Cecchini e presentata dai consiglieri Fiorini e Mancini, azioni intraprese dalla Giunta regionale per risolvere la situazione di grave inquinamento che interessa la Valle del Nestore. Prego consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Questa interrogazione era stata presentata, messa agli atti, il 21 giugno e era in base alla situazione della Val Nestore che è stato messo sotto sequestro dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Perugia, un'area di circa 225 ettari compresa tra i comuni di Panicale e di Piecaro a causa del grave inquinamento riscontrato nei terreni e nelle acque. Altresì che sul suo caso in argomento è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Perugia un fascicolo con l'ipotesi di reato di disastro ambientale. Ricordato che anche sulla base di quanto riportato dagli organi di stampa locali, in uno studio firmato da tre docenti del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Università di Perugia, fin dal 2002 sarebbe stato rilevato un grave inquinamento dei terreni della Valle del Nestore, ormai tristemente conosciuta come Valle dei Fuochi, Umbra. Considerato in particolare che nel predetto studio si sarebbe evidenziata la presenza di zinco, piombo e titanio con valori doppi rispetto ad altre zone d'Italia, mentre per il cromo i valori sarebbero stati 66 volte superiori rispetto alla norma, valori confrontabili solo con quelli presenti nei bacini carboniferi dell'Europa centrale. Considerato che le cause dell'inquinamento in argomento potrebbero essere ricondotte alla presenza di ceneri di combustione smaltite nei terreni, si interroga la Giunta regionale per conoscere se l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Umbria e la medesima Giunta regionale fossero a conoscenza del grave inquinamento che interessa la Val del Nestore fin dal 2002, così come riportato nello studio indicato in narrativa e in caso affermativo quali azioni sono state intraprese in merito. Le ricordo, Assessore, che tempo, consigliere Fiorini. Qualche mese fa circa abbiamo presentato un'altra interrogazione chiedendo le campionature a cui ha dato una risposta molto vaga e sarei grato se oggi ci desse anche in merito alle campionature una risposta dettagliata. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente le risposte della Giunta regionale non sono vaghe, sono quelle che possono essere sapendo che noi mettiamo a disposizione del Consiglio le informazioni che abbiamo sulla base di dati certi che ci provengono da chi porta avanti l'indagine e l'indagine e i rilievi. Per quanto richiesto dal consigliere sullo studio del 2002 apparso sui giornali, ad esempio, all'assessorato all'ambiente non risulta alcuna traccia di questo documento e abbiamo chiesto anche ad ARPA, che ancora formalmente non ha risposto, ma che riteniamo che probabilmente neanche ARPA ne fosse a conoscenza dal momento che non risultano ufficialmente comunicazioni formali da parte di ARPA o segnalazioni che avrebbero dovuto evidentemente essere conseguenza di quel documento. Esiste invece un lavoro che la Regione dell'Umbria sta facendo di concerto e a sostegno di chi sta portando avanti le indagini in questo territorio, anche attraverso risorse finanziarie. Noi abbiamo messo ulteriori risorse finanziarie a disposizione di ARPA per procedere ad ulteriori carotaggi, ad ulteriori indagini per poter dare dei dati certi su cui poi pianificare l'eventuale bonifica e all'oggi agli uffici risultano pervenute due segnalazioni da parte di ARPA
che risalgono tra l'altro al giugno 2016 e che riguardano il superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione riguardante le acque sotterranee per il parametro arsenico presso il pozzo ubicato nell'area degli impianti sportivi di Tavernelle e successivamente di altri due pozzi ubicati nell'area degli impianti sportivi relativamente ai parametri arsenico, ferro e manganese e nell'ex centrale di Pietrafitta relativamente ai parametri solfati e manganese. Rispetto a questi dati che ci sono arrivati da ARPA, naturalmente abbiamo segnalato e richiesto alla provincia di Perugia, così come da funzione e da competenza, di procedere all'individuazione del soggetto eventualmente responsabile di questi sforamenti e nel momento in cui si avrà la risposta della provincia, le ulteriori analisi che sta portando avanti ARPA, si potrà anche mettere in campo quelle necessarie procedure e azioni che debbono essere svolte. Complessivamente siamo da tempo a disposizione della magistratura, stiamo mettendo a disposizione tutte le informazioni che abbiamo, i fascicoli, le azioni e gli atti portati avanti da parte della Regione e riteniamo appunto che naturalmente un'azione, un percorso definitivo si potrà avere nel momento in cui avremo a disposizione tutti i dati certi. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Non mi ritengo assolutamente soddisfatto, parla di provincia quando il caro Renzi dice che le province ovviamente sono state abolite e si parla che di avere ancora un quadro dei dati certi, ma sono passati oltre 4 mesi, la situazione lì è pericolosa a mio avviso e forse la giunta regionale deve fare pressione su ARPA o capire se c'è un malfunzionamento anche nel sistema di controllo di ARPA, perché non è possibile, come ripeto. Ma c'è la magistratura che sta. ARPA è per conto della magistratura, la giunta non fa pressione su nessuno. No, però lei prima diceva, Assessore, che praticamente ha fatto dei controlli e i dati che è stato riferito anche nell'altra interrogazione erano quelli che venivano forniti da ARPA, non erano un quadro dettagliato sui vari metalli che sono stati ricercati o su un'analisi ben dettagliata del territorio. Oggi ha detto sono arrivate a lei solo dei controlli su due pozzi che risultano praticamente inquinati e che la giunta stava cercando tramite la provincia capire chi era il responsabile che ha creato questo problema. Però lì non è solo una questione di due pozzi, lì parliamo di 225 ettari e sono passati a conoscere 4 mesi per sapere che solamente due pozzi al momento hanno delle problematiche. Io credo che in 4 mesi dovevamo avere un quadro ben dettagliato di tutta la situazione. Grazie. Ok, oggetto 37. L'interrogazione presentata dal consigliere Ricci è rivolta all'assessore Paparelli. Futuro stabilimento commerciale IKEA, definitiva ubicazione prevista, valutazione circa gli aspetti legati all'accessibilità e ai trasporti, gli effetti sul commercio locale e il numero potenziale dei nuovi posti di lavoro. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Si tratta dell'atto numero 745 che vorrei definire come una interrogazione informativa sullo stato di realizzazione del nuovo stabilimento commerciale IKEA, che considero un elemento di grande positività per la comunità regionale in quanto va a determinare un polo attrattivo per l'Umbria di ampio sviluppo economico anche in termini di posti di lavoro, oltre che tali poli attrattivi determinano una funzione importante nella promozione dell'immagine, del turismo e sin anche nell'attrattività di altre situazioni a carattere commerciale.
Il Comune di Perugia sta svolgendo, credo, un'azione positiva nel cercare di attrarre in Umbria e nello stesso Comune tale polo di opportunità economica. E nel quadro di tale aspetto decisionale che investe in particolare le decisioni del Comune di Perugia, c'erano state alcune ipotesi iniziali di localizzazione nell'area di San Martino in Campo. Ora i termini e le informazioni andrebbero a denucleare tale stabilimento nella localizzazione di Collestrada Ponte San Giovanni e quindi si chiede alla Giunta regionale, essendo questo un investimento importante nel Comune di Perugia, ma che palesa una evidente funzione di sviluppo economico per tutto il quadro regionale, si chiede se si hanno elementi informativi sulla precisa localizzazione nel quale sarà collocato lo stabilimento commerciale IKEA, se si hanno informazioni sui tempi e la natura degli investimenti prevedibili, nonché l'indotto in termini di posti di lavoro. Oltre che, in conclusione, se su questo la Giunta regionale e in particolare il settore correlato ad opere pubbliche e infrastrutture hanno valutato anche l'impatto viario della futura localizzazione, perché se riteniamo positivo il fatto di attrarre in Umbria uno stabilimento IKEA di grande importanza commerciale, lo stesso deve anche essere armonizzato con la localizzazione migliore in termini di viabilità. Grazie. Prego, Assessore Paparelli. Sì, grazie Consigliere Ricci, perché mi dà modo questa interrogazione anche di esplicitare questioni, diciamo, di cui si parla magari sottovoce. Per dirvi che all'assessorato al commercio della Regione Umbria non è pervenuto alcun documento o richiesta da parte del Comune né di alcun proponente e a quanto mi consta non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale o documentazione neanche ad altri servizi. L'autorizzazione di nuove grandi strutture del settore merceologico e non alimentare, come lei ben sa, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del SUAP e del Comune interessato all'esito di una conferenza di servizi cui sono chiamati ad esprimere un parere la Regione e la Provincia, in base all'articolo 24 del testo unico in materia di commercio. Gli aspetti urbanistici e di viabilità sono oggetto di specifiche autorizzazioni che riguardano aspetti ambientali, valutazione di impatto ambientale, la VIA, autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, pareri di altre amministrazioni quali la sovrintendenza, ad esempio. Riguardo agli aspetti occupazionali legati alla prospettata ipotesi circa la potenziale apertura di un insediamento a marchio IKEA, noi non possiamo che, non avendo alcuna documentazione del progetto in proposito, non risulta possibile determinare la consistenza anche di una prospettiva occupazionale che si andrebbe a creare, possiamo solamente stimarla rispetto a quello che è accaduto in analoghe città italiane, che è intorno ai 150-200 posti di lavoro di nuova occupazione. Le uniche cose di cui siamo a conoscenza come Regione è che nel giugno del 2011 fu fatta una verifica di assoggettabilità, come lei ricordava, in località San Martino in Campo, della provincia di Perugia, dalla quale emerse la non necessarietà di procedere a VAS, e poi nell'ottobre 2011 la Regione dell'Umbria verificò sempre per la stessa località la assoggettabilità a VIA, anche in questo caso emerse la non necessità di adibire questa procedura. Noi da quegli atti, per quello che riguarda San Martino in Campo, che mi pare del tutto evidente che non ha problemi di alcuna natura. È evidente che rispetto a quanto si ventila, qualsiasi tipo di individuazione, non appena avremo documentazione utile per poterci esprimere a tal proposito, sarà oggetto di quello che andremo a fare con l'approvazione del testo unico
e cioè con il regolamento che io mi sono impegnato a portare in commissione in tempi molto brevi, perché credo che siano determinanti per qualsiasi tipo di localizzazione commerciale, siano determinanti una visione completa di quello che è il traffico in quella zona, le questioni di carattere ambientale, le questioni di carattere urbanistico e di impatto, diciamo, sanitario, tra virgolette. Per cui tutto questo sarà oggetto del regolamento che, assessore, insieme alla Commissione licenzieremo a seguito dell'approvazione del testo unico. Grazie. Consigliere, prego per la replica. Sì, grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Ringrazio l'assessore con delega delle precise informazioni. Mi auguro che l'attivazione della documentazione necessaria sia svolta in tempi rapidi, in quanto ritengo che questa sia una grande opportunità per l'intera Regione Umbria in quanto attrattiva di elementi positivi sul piano economico, e concordo sul fatto che dovrà essere attentamente valutata la localizzazione anche con un quadro strategico di linee guida che indichi le migliori localizzazioni nelle quali poter insediare tali poli attrattivi commerciali ed economici per l'Umbria. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 63. Si tratta di un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari, presentata alla Presidente Marini. Eventi sismici del 97-98, inadeguatezza dei contributi per la ricostruzione a causa del mancato aggiornamento dei costi parametrici, profonda disparità tra regioni relativamente ad edifici già oggetto di ricostruzione non conclusa ed ora in condizioni aggravate sia a seguito del terremoto del 24 agosto 2016 e successivi. Mancato finanziamento del recupero degli edifici di cui alle fasce G ed N, lavori di riparazione eseguiti in anticipazione dai privati e mai finanziati. Informazioni ed intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Dunque ci rivolgiamo nuovamente alla Giunta regionale per avere qualche informazione in più relativamente ad alcune delle criticità esistenti e sopravvenute ovviamente dopo il terremoto del 24 agosto e dei giorni seguenti, ma anche appunto già esistenti negli anni precedenti, intendo dire questioni mai risolte che portiamo dietro da circa 20 anni. Mi riferisco in particolare ad alcune criticità specifiche. La prima è relativa al livello di costi parametrici, cioè del contributo a fondo perduto erogato, come è noto, a metro quadro, quindi legato ai materiali edili, alla manodopera, e che non è aggiornato dal 2001, mentre il prezziario regionale, naturalmente i prezziari che si sono susseguiti, sono andati avanti fino al 2014. E quindi si è creata una cesura tra il contributo effettivamente erogato rispetto ai costi vivi, ai costi veri, quindi con problemi reali quando si va ad ottenere questo contributo che va a coprire, se parliamo del 50%, un effettivo 20%, 20-30% dei costi, quindi col 70-80% a carico dei proprietari. E dall'altra parte con le fasce G e N bloccate, quindi parliamo delle seconde case bloccate, ma a detrimento della ricostruzione già effettuata per quanto riguarda le prime case e dei nostri stessi centri storici. Questa è una, un'affermazione che la stessa Giunta regionale in una risposta a un'altra interrogazione ci ha dato. Quindi c'è un problema sulle seconde case che ci portiamo presso da troppi anni e che va affrontato in sede governativa, fasce GN. Poi c'è l'ultimo tema, per quanto riguarda la mia interrogazione, che fa riferimento alla sperequazione esistente tra la Regione Abruzzo e noi per quanto riguarda gli edifici già finanziati e non ancora conclusi, e ci possiamo mettere qui dentro anche alcune delle 1465 UMI bloccate e 8000 edifici isolati, di cui circa 1500 residenziali non ancora finanziati. Ecco, su quindi quelle situazioni in cui c'è un aggravamento a distanza di 20 anni
che abbiano ricevuto però un finanziamento. Ecco, l'Abruzzo è riuscito a stare dentro il nuovo decreto, noi no, e ci farebbe piacere che la Presidente ci dicesse se ci sono spazi, come è auspicabile, per finanziare anche questi edifici. È venuto il momento, perché poi le unità minime di intervento sono un brano urbanistico edilizio che si tiene insieme, e pensare di affrontarne a pezzi, a brani, consigliere Tempo, una prima casa, una seconda casa, crea soltanto nuovi gli elementi prodromi di nuovi danni. Grazie consigliere Liberati, prego presidente Marini. In riferimento all'oggetto dell'interrogazione, i costi parametrici della ricostruzione 97-98 sono stati aggiornati due volte, l'ultima nel 2001 solo parzialmente non ha prodotto problemi, considerando che tutte le concessioni e i contributi sono stati dati successivamente al 2001, quindi gran parte della ricostruzione del 97 è stata fatta sia pubblica che privata con i costi parametrici 2001. È evidente che qualora ci fossero ulteriori risorse finanziarie oggi per il completamento 97 o per lo scorrimento graduatorie, quelle avranno bisogno ovviamente dell'aggiornamento dei costi parametrici, non certo quelle che sono state concesse negli anni precedenti. Il decreto invece 189, il decreto legge per la ricostruzione post sisma, agisce esclusivamente sugli edifici danneggiati dal sisma 2016, come è noto a questo Consiglio regionale, perché abbiamo avuto già modo di discuterne. Non prevede quindi nessun tipo di finanziamenti né di quadro normativo, né potrebbe essere peraltro così, per gli edifici che hanno ricevuto inagibilità o danni da precedenti eventi sismici. Quindi il decreto legge ha un perimetro molto, molto chiaro, quello di agire sui danni del terremoto del 24 agosto 2016, sia per il quadro normativo di riferimento sia per il quadro finanziario. Per quanto riguarda il, vorrei ricordare che noi non abbiamo finanziato solo le G e le N, cioè stiamo parlando di edifici che non sono adibiti né ad abitazioni principali né costituiscono edifici dove c'è il carattere della residenzialità, né dove si svolgono attività produttive, quindi stiamo parlando di altri edifici. E le G e le N, la legge 61 operava non con i criteri di ammissibilità, operava con i criteri di priorità, quindi tutti possono accedere con criteri di priorità. Se il montante finanziario viene assorbito dalla prima delle priorità, che era la prima abitazione, si riduce la possibilità del montante per le altre priorità. Vorrei ricordare che noi abbiamo assorbito tutta la priorità prima abitazione, tutti i centri storici, le seconde abitazioni che erano connesse funzionalmente, un immobile in un centro storico che aveva prima e seconde abitazioni veniva ristrutturato integralmente, ovviamente non potendo distinguere le prime e le seconde, quelle che erano funzionali alla sicurezza e all'agibilità pubblica, quindi non solo le prime abitazioni, ma sono stati messi in sicurezza tutti gli edifici che impedivano la sicurezza nei centri storici o in edifici dove questa interconnessione non prevedeva la distinzione. È evidente che sono rimasti fuori altri edifici danneggiati che non costituiscono né presidente residenza Tempo, né attività produttive. E su questo ovviamente il Parlamento, noi abbiamo più volte rappresentato questa cosa, se darà copertura finanziaria al Parlamento si potrà scorrere la graduatoria. Peraltro giace in Assemblea un disegno di legge della Giunta regionale volto intanto ad utilizzare tutte le somme di cui disponiamo derivanti dalle economie che ci permettano di, ultima risposta, per quanto riguarda il sisma 2016, gli edifici che sono stati danneggiati da questo sisma, anche se già inagibili,
e che producono pericolo per la pubblica incolumità rientrano nel perimetro del decreto legge. Quindi il decreto legge in realtà affronta il tema delle inagibilità che possano costituire pericolo o a edifici agibili o alla pubblica incolumità, anche se quelli erano già inagibili con il terremoto del 97. Quindi questo tema che le regioni hanno sottoposto, in particolar modo la nostra, è recepita dal decreto legge. Grazie Presidente, prego Consigliere Liberati. Intanto ringrazio la Presidente. Credo che dovremmo verificare nei fatti perché, per quale motivo in particolare la Regione Abruzzo è riuscita a spuntare un'ulteriore citazione che diventa ovviamente risorsa, mentre noi rientreremmo nel complesso più generale normativo che si riferisce in particolare ai rischi per l'incolumità pubblica. Lo vedremo appunto con i fatti, considero questa risposta interlocutoria e restiamo in attesa di. Ricordo comunque che ci sono 1698 da risposta della Giunta regionale, di qualche giorno fa, 1698 edifici residenziali ancora da sistemare, oltre a 1465 UMI per un totale di 8000 edifici. Quindi la strada è ancora lunga. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 58, si tratta di un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Barberini, intendimenti della giunta regionale volti a far fronte alla costante maggiore richiesta di servizi e prestazioni da parte degli utenti dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino. Prego consigliere Smacchi. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri, buongiorno all'assessore Barberini e all'assessore Cecchini. Dal sud al nord sempre parliamo di sanità, parliamo dell'ospedale comprensoriale di Gubbio Gualdo Tadino, parliamo di tutta una serie di interventi che hanno migliorato e potenziato dal punto di vista della struttura l'ospedale stesso, parliamo dell'attivazione di un piano aziendale importante per la riduzione delle liste di attesa. Ma parliamo anche, assessore, di proiezioni che con riferimento al 2016 vedono l'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino, per la sua posizione strategica, con dati in grande aumento. In particolare si prospettano circa 6.000 interventi di chirurgia, circa 750.000 prestazioni di laboratorio, 650.000 prestazioni radiologiche. Un altro dato molto importante in controtendenza anche con riferimento agli altri ospedali regionali è il numero di parti. Probabilmente termineremo l'anno con circa 50 parti in più rispetto all'anno precedente. Con riferimento a questi dati, poi il 28 luglio c'è stato un evento tanto atteso dalla comunità della fascia appenninica, che è stata l'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona. L'apertura di questo tratto, in particolare del tratto che va da Pianello a Fossato, ha portato ad un aumento degli accessi al pronto soccorso di circa il 14%. Questo significa che in 3 mesi gli accessi sono aumentati, malgrado un piano di miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni che ha riguardato i residenti, gli accessi sono aumentati di circa il 14%, in 3 mesi circa 1000 accessi in più al pronto soccorso. È chiaro che da questo punto di vista, anche in considerazione della prossima apertura del tratto marchigiano della Perugia-Ancona, del venir meno di alcune strutture, di alcuni ospedali, delle Marche, in particolare faccio riferimento ad alcuni reparti che verranno chiusi presso l'ospedale di Fabriano e di quello di San Severino, e la maggiore attrattività rispetto alla zona nord di Perugia, è chiaro che è necessario un potenziamento per quanto riguarda il personale, e mi riferisco sia al personale infermieristico che al personale OS. Grazie. Grazie, prego assessore. Sì, è indubbio che le modifiche alla viabilità nell'Alto Chiascio potranno produrre significative modifiche qualitative e quantitative dell'attività del presidio ospedaliero di Branca, del presidio ospedaliero di Gubbio Gualdo Tadino. Ad oggi le due situazioni che denotano un incremento dell'attività sono riferibili al punto nascita, dove si attende che nell'anno ci dovrebbero essere circa 50 parti in più
rispetto al 2015, è un segnale effettivamente in controtendenza rispetto ad una contrazione generale delle nascite in Umbria e in Italia. L'altra questione è indubbiamente quello dell'accesso al pronto soccorso. Per il resto c'è un sostanziale equilibrio dell'attività, anche perché le strade facilitano, ma facilitano anche in senso bidirezionale, non solo verso una delle parti. È chiaro che comunque alla luce di questo sono state adottate dalla Direzione Generale misure volte a migliorare la risposta a queste situazioni, in particolare alle emergenze presso l'ospedale di Gubbio Gualdo. Come? Intanto con la ristrutturazione del pronto soccorso, con nuove sale del triage, isolamento e attesa, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, privacy e comfort dei cittadini e dei pazienti. Questa attività sarà conclusa entro il corrente mese e pertanto, diciamo, nel mese di novembre ci sarà data attuazione, piena esecuzione di questa ristrutturazione. Secondo, saranno attivati nei prossimi mesi letti di osservazione breve e intensiva nei reparti di medicina e di chirurgia, al fine appunto di decongestionare nei momenti di maggiore attività l'area OBI del pronto soccorso. Ancora, la rimodulazione delle procedure interne relativa all'integrazione delle altre unità all'interno dell'ospedale, al fine di ottimizzare anche per i codici verdi il percorso delle consulenze, con l'obiettivo di ridurre l'accesso o meglio l'attesa all'interno del pronto soccorso. Dal primo di dicembre verranno potenziate il personale addetto al pronto soccorso con l'inserimento di un dirigente medico effettivo e con unità del comparto a sostegno di questa maggiore attività. Nel frattempo va adeguatamente monitorata anche i riflessi sull'attività in interregionale, e cioè abbiamo per esempio visto che molte delle attività, queste che sono in incremento, sono riconducibili a pazienti che provengono dalla vicina regione Marche, e questa è una delle situazioni che dovremo attentamente monitorare, perché laddove questo fenomeno acquisisca certezza e numeri significativi avremo la necessità di intervenire ulteriormente rispetto a quanto abbiamo già realizzato e quanto già programmato. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi per la replica. Grazie Assessore Barberini, anche rispetto alle novità che ci ha prospettato per i prossimi mesi. Credo però che ci voglia una maggiore attenzione, in particolare per quanto riguarda, come dicevo prima, il personale infermieristico e OS. Girando l'ospedale le richieste sono queste e riguardano sia le turnazioni, sia alcuni reparti in particolare come chirurgia, come la stessa medicina, come lo stesso pronto soccorso. Ad esempio nel pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino non c'è neanche un OS. E io la sfido a verificare nelle altre strutture se la situazione è la stessa, quindi zero OS al pronto soccorso di Gubbio Gualdo Tadino. Questo glielo dico perché di fatto credo che aver puntato sulla zona di Branca, aver chiuso due ospedali, quello di Gubbio e quello di Gualdo Tadino, e non averne fatti tre come in altre zone, credo che sia stata una soluzione vincente, e credo che questa soluzione vincente possa valorizzare al meglio quel territorio con un flusso sempre crescente e costante dalle vicine Marche. E su questo la invito magari anche a fare dei protocolli o altro con l'assessore alla sanità della Regione Marche, proprio per incentivare questo flusso in entrata. Grazie. Progetto numero 59, si tratta di un'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolto all'assessore Cecchini, informazione della giunta regionale sulla concessione del patrocinio e di contributi eventualmente disposta per la realizzazione dell'edizione 2016 del Terni Festival, e sulle verifiche preventive eventualmente effettuate riguardo al programma e ai contenuti degli spettacoli della manifestazione. Ricordando il rispetto dei tempi, do la parola al consigliere De Vincenzi. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno all'assessore, ai colleghi. Allora, come assessore, come ricorderà, a settembre c'è stata l'edizione del 2016 del Terni Festival, una kermesse teatrale
che è stata sostanzialmente organizzata e promossa dal Teatro Stabile dell'Umbria, del quale fa parte poi nella fondazione anche la stessa regione, insieme alle province di Terni e Perugia, insieme anche ai comuni di Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, Terni e Foligno. Durante questa kermesse è stata data al pubblico una rappresentazione dal titolo Schoneis Band, cioè la bellezza della notte, più o meno dovrebbe suonare così il titolo della traduzione, e questa nel programma della manifestazione era introdotto come performance radicale che indaga relazioni di potere, ruoli di genere, violenza e sessualità malata, estasi e erotismo esplicito. Ora, questa rappresentazione rientrava appunto nell'insieme di una attività, come riportata nello statuto della Fondazione, che dovrebbe promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali. Allora, preso atto che si sono verificate, appunto, come riportato poi anche dalla stampa, non solo da chi ha avuto forse la malaugurata occasione di essere presente, scene di sesso esplicito tra i due ballerini, è accaduto che sul sito del festival il 4 ottobre il programma in questione non risultava vietato ai minori di anni 18, mentre il 7 ottobre, dopo tutta la polemica, era stato aggiunto vietato ai minori di anni 18. Ecco, allora, posta questa situazione, noi vorremmo sapere se la Regione, se ha concesso il patrocinio, a noi risulta di sì, quanti sono stati i contributi a questa edizione del 2016 e soprattutto, nel caso appunto dei finanziamenti del patrocinio, che tipo di controlli e di supervisioni la Regione mette in atto attraverso la Fondazione per verificare il contenuto proprio di questi spettacoli che sono offerti a questo punto anche a bambini. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma il Terni Festival non è un festival a sé stante, ma è organizzato dal Teatro Stabile dell'Umbria, che è una fondazione a cui aderiscono, come ha detto lei, la Regione, il Comune di Perugia, di Terni, Gubbio, Narni, Foligno e Spoleto. E la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria è finanziato dalla Regione dell'Umbria nel rispetto della legge regionale 4, che appunto stabilisce il sostegno anche attraverso un contributo. Naturalmente, come ogni festival e come ogni fondazione che ha un carattere culturale, il programma è scelto nell'autonomia del direttore artistico, autonomia che è incompatibile con un controllo preventivo da parte delle istituzioni, che è naturale che non entrano nel merito di quello che è la programmazione. E, tra l'altro, per quanto mi risulta, gli spettacoli del Teatro Stabile dell'Umbria e anche del Terni Festival sono a pagamento, e questo presuppone una scelta di chi va appunto a vedere queste rappresentazioni e non una divulgazione, così come potrebbe essere ad esempio una manifestazione che ha caratteristiche che entrano anche in contatto con il mondo scolastico, con comunque una popolazione molto giovanile. Laddove il Consiglio regionale, su anche un modello superato dalla storia, che era quello del Ministero della Cultura Popolare, ritenesse che la Giunta regionale dovesse entrare nel merito, preventivo della scelta
della programmazione non ha altro che da fare una legge, e a questo punto la giunta regionale naturalmente agirà nel rispetto di una cosiddetta di un'eventuale legge che il Consiglio regionale riterrà da metterci a disposizione, ma nelle condizioni date appunto l'autonomia della direzione artistica è incompatibile con un controllo preventivo da parte della giunta regionale, che non ne ha né le competenze né quindi i diritti. Grazie assessore, prego consigliere per la replica. Io francamente assessore resto abbastanza amareggiato della risposta che ha dato, semplicemente per il fatto, e leggo delle recensioni riportate sulla stampa, un gesto artisticamente e teatralmente inutile nel contesto e nella vicenda messa in scena, più che altro una piccola trovata affatto originale, pseudo scandalistica e provocatoria. Oppure porno a teatro, avete mai assistito a sesso esplicito spinto fatto realmente sul palcoscenico? Cioè, sono queste le cose che ha finanziato inconsapevolmente la Regione. Allora io mi domando se è possibile che i soldi dei cittadini siano spesi in cose di cattivissimo gusto e che non arrecano nessuna crescita culturale e morale dal punto di vista della società. Allora noi di fronte a queste cose siamo assolutamente scandalizzati della risposta che viene data, cioè si danno i soldi e non si sa che cosa ci si faccia, e a questo punto ci riserviamo di riferirci alle autorità competenti, perché qui c'è anche una alterazione della pubblicità che è stata messa in atto, perché il 4 di ottobre lo spettacolo non era vietato ai minori di anni 18, il 7 di ottobre era vietato ai minori di anni 18. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 56. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Rometti e rivolta all'assessore Barberini. Intendimenti della giunta regionale in merito alla realizzazione di progetti di potenziamento dell'ospedale di Narni. Prego consigliere Rometti. Grazie. Innanzitutto riconosco che rispetto al momento in cui è stata presentata l'interrogazione ci sono stati, diciamo, fatti nuovi, manifestazioni di volontà da parte della giunta regionale, che naturalmente fanno sì che i contenuti di questa interrogazione, come dire, siano aggiornati. Ma l'argomento è un argomento conosciuto, il ruolo che potrà e che dovrà avere l'ospedale di Narni nell'ambito dei servizi sanitari della ASL numero 2, un argomento che è stato all'attenzione delle cronache locali anche per manifestazioni eclatanti come lo sciopero della fame del vice sindaco, e comunque l'impegno di tutta l'amministrazione comunale di Narni a far sì che su questa vicenda si facesse un passo avanti rispetto alla chiarezza degli intendimenti e delle possibilità che si possono determinare appunto per questo presidio. Naturalmente lì c'è stata la chiusura del punto nascita, che sappiamo è dovuta a standard imposti da leggi nazionali, ma d'altro canto non si è andati verso il potenziamento di altri servizi tipo la chirurgia programmata, i servizi pediatrici, e soprattutto al di là dei servizi presenti all'interno dell'ospedale, perché ancora alcuni servizi esistono, però si assiste a un impoverimento del personale medico e infermieristico che fa sì che questi servizi di fatto funzionino qualche ora alla settimana, o un giorno sì e un giorno no. Addirittura per la TAC ci sono liste d'attesa di un anno, e quindi è evidente che la popolazione, i cittadini di Narni, ai quali erano stati in questi anni, sono state date prospettive importanti per il ruolo di questo ospedale nell'ambito di un'integrazione più complessiva con i servizi di quella ASL, naturalmente, diciamo, c'è un malessere, tempo, c'è consigliere, un'insoddisfazione molto, molto ampia. Quindi ecco, io adesso la giunta ha manifestato, ci dirà l'assessore, rispetto anche al nuovo ospedale, del quale come detto si parla da anni, quali sono a questo punto, diciamo, le
concretamente quello che si può fare nel prossimo futuro rispetto a questo ospedale, che comunque deve mantenere il ruolo nell'ambito di quel territorio. Grazie. Prego, Assessore Barberini. Sì, la questione del presidio ospedaliero di Narni va inserita nelle diverse situazioni che hanno determinato lo stato dei fatti. Il primo è la chiusura del punto nascita, fatto nel 2015, il secondo è il decreto ministeriale 70 che ha individuato gli standard ospedalieri, o meglio gli standard richiesti alla rete ospedaliera. Terzo, il maggior necessità di una collaborazione e sinergia tra ospedali di territorio e aziende ospedaliere, nel caso specifico tra presidio ospedaliero di Narni e azienda ospedaliera di Terni. E quarto, l'intervento che è ormai partito e decollato per la realizzazione del presidio ospedaliero unico Narni-Amelia, che di fatto costituisce il maggiore intervento di programmazione edilizia sanitaria in questa regione nei prossimi 10 anni. Nel frattempo non dobbiamo e non possiamo ovviamente attendere la realizzazione di quel presidio ospedaliero, che sarà orientato su riabilitazione e attività medico-chirurgica di territorio con determinate specificità di collaborazione con l'azienda ospedaliera. Nel frattempo però non possiamo, certamente non dobbiamo abbandonare il presidio. Nel frattempo, alla luce di queste situazioni, dell'accordo che aveva portato alla chiusura del punto nascita, è stato istituito il centro polispecialistico ambulatoriale pediatrico, è stato istituito il centro donna, è stato istituito il centro provinciale di secondo livello per lo screening del cancro del collo dell'utero. Questa è una delle attività che non è solo per Narni, ma direi per quasi tutta la provincia ternana. E è stata recentemente firmata la convenzione tra l'Università di Perugia e l'azienda ospedaliera di Terni e la ASL 2 per l'attività di chirurgia urologica della parete addominale e flebologica da realizzare appunto all'interno del presidio ospedaliero di Narni. Nel frattempo abbiamo anche avuto verificato l'attività esercitata in questo presidio ospedaliero nel corso del 2016 e possiamo dire che in sostanza che in questo periodo l'attività qualitativa e quantitativa della casistica trattata è considerevolmente aumentata. Alcuni dati per far capire: i ricoveri globali sono aumentati del 4%, la chirurgia generale ha avuto un aumento dei casi del 12%, la medicina generale ricoveri aumentati del 7%, la chirurgia ginecologica in un incremento notevole del 23%. Accanto a questo, oltre che dati quantitativi, tutte queste situazioni presentano un aumento della complessività del peso dei DRG delle prestazioni trattate. Nella sostanza, che possiamo dire? Che siamo in presenza di un incremento dell'attività garantita all'interno dell'ospedale di Narni, ovviamente riferita alle casistiche che sono state ivi realizzate dopo la chiusura del punto nascita, un aumento della complessività dei casi trattati, l'attuazione del programma di riqualificazione nel rispetto del piano presentato originariamente. E ovviamente dovremo insistere, lavorare, Assessore, dare tempo. Corso all'accordo, corpo all'accordo che è stato recentemente sottoscritto, che porterà ad un ulteriore incremento, a un aumento dell'attività per la messa in sicurezza del presidio ospedaliero di Narni Amelia e quindi anche delle dotazioni, e non solo, tutto questo finalizzato ovviamente a un'attività alla realizzazione del presidio ospedaliero di Narni Amelia, che ripeto, le cui attività sono avviate ormai da diverso tempo e ormai abbiamo anche ridefinito la mission e gli obiettivi e il percorso da attuare per la completa realizzazione nei prossimi anni. Prego, consigliere Rometti. Io prendo atto della risposta dell'assessore Barberini e do atto anche dell'impegno che lui ha manifestato su questo argomento. Ecco, quello che mi preme dire è che bene sulla prospettiva del nuovo ospedale, finalmente si mette qualche punto fermo, anche se con il realismo che abbiamo dobbiamo sapere che anche se cominciassimo domani serviranno anni. Nel frattempo quei servizi che esistono debbono essere mantenuti non tanto nominalmente ma anche attraverso una dotazione adeguata, come diceva l'assessore, di personale, perché mancano ortopedici, mancano anestesisti. È chiaro che poi se i servizi ci sono ma non c'è il personale diventa complicato effettuarli, però
prendo atto della risposta, so anche che c'è un impegno, c'è una presenza dell'assessorato presso l'ospedale di Narni anche domani, quindi insomma vedo che ci si è fatti carico adeguatamente di questo problema. Grazie, passiamo ora all'ultimo oggetto, è il numero 64, si tratta di un'interrogazione sempre dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta alla Presidente Marini, eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Necessità che venga previsto un allargamento dell'area del cosiddetto cratere tra lo Spoletano e il Folignate, necessità di chiarimenti circa i finanziamenti agevolati di cui al decreto legge recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite, circa la cumulabilità dei finanziamenti medesimi con i crediti d'imposta per miglioramenti e adeguamenti sismici. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Sì, questa interrogazione anche riguarda questo tema specifico del terremoto e nello specifico volevamo appunto chiarimenti sulle risorse pubbliche che sono state stanziate, ovvero tenuto conto che queste risorse pubbliche chiaramente sono diverse in termini di contributi e di finanziamenti agevolati di rango statale e che quindi saranno destinati alla ricostruzione degli edifici danneggiati in relazione al cosiddetto cratere del sisma, appunto quello del 24 agosto scorso, e che ci sono a nostro parere degli interrogativi di cui vorremmo avere maggiore chiarimento dalla lettura del DL Terremoto in corso di presentazione alle Camere. Volevamo sapere se la Giunta intende richiedere l'allargamento dell'area di questo cosiddetto cratere, considerando che i danni sembrerebbero emersi anche per lo Spoletano e per il Folignate. Al 27 settembre, secondo quanto riportato da notizie di stampa, gli edifici parzialmente o totalmente inagibili erano circa 150 a Spoleto su 4-500 sopralluoghi rispetto ai 1.500 richiesti, e quindi volevamo comunicando cosa il Governo intenda nel DL Terremoto per finanziamento agevolato, quindi articoli 5 e 6, e se le somme del contributo o finanziamento agevolato anche al 50% per le aree esterne al cratere siano cumulabili con i crediti d'imposta, detrazione al 65%, previsti per gli adeguamenti sismici. Grazie. Grazie consigliere, la parola alla Presidente Marini. Io credo che il decreto legge 189 come decreto per la ricostruzione è il miglior provvedimento normativo e finanziario che un governo italiano abbia fatto per gestire un'emergenza. È un decreto che dà garanzie di copertura finanziaria completa al momento del decreto, a differenza dell'Abruzzo che ha quel meccanismo, perché ogni anno in legge di stabilità il governo deve dare copertura all'Abruzzo. E il decreto legge permette di fare interventi completi sulla ricostruzione. E già il governo nell'individuazione dell'area oggetto dell'intervento ha fatto una previsione che ha abbandonato l'idea del cratere. Se fosse stato il criterio del cratere meramente tecnico, l'Umbria avrebbe avuto 3 comuni nel cratere tecnico. La scelta è stata quella di fare una ricostruzione completa di tutti i danni in qualunque punto il terremoto li abbia prodotti e in connessione al danno. E ha scelto la strada dell'area interna, che noi abbiamo condiviso come Regione, perché accanto alla ricostruzione degli edifici bisogna fare un programma per il rilancio economico, produttivo e turistico dell'area. E quindi 14 comuni dell'area interna saranno oggetto anche di misure di questo tipo. I danni puntuali invece vengono affrontati in tutta la Regione, laddove c'è la connessione tecnica, ovviamente, che è evidente che quel danno è stato prodotto dal sisma. Quindi non riguardano esclusivamente i 14 comuni dell'allegato 1, ma riguardano tutti i comuni, tanto che io vengo da una riunione nel palazzo accanto con tutti i comuni che hanno segnalato i danni, sia che il danno segnalato sia una sola o edificio, una scuola, una casa, sia che sia un certo numero di edifici. Quindi tutti coloro che hanno segnalato danni
sono oggetto del perimetro della ricostruzione, i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con le regole che stanno. Chiariamo il credito d'imposta. Il credito d'imposta non è il credito d'imposta dei cittadini. Lo Stato dà copertura dei 4 miliardi e mezzo, usa il modello che noi abbiamo condiviso dell'Emilia Romagna, perché ci permette da oggi, cioè dall'entrata in vigore del decreto, di sapere che noi abbiamo tutte le cifre che ci serviranno e non ci sarà bisogno di copertura finanziaria con le singole leggi di stabilità. Questa è la grande novità. Il credito d'imposta funziona ovviamente verso i beneficiari privati, imprese o cittadini, nel meccanismo che la banca salda direttamente imprese e a copertura dello Stato, quindi non è sulla capacità fiscale d'imposta del cittadino, ma è un meccanismo di anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti sulla contabilità dello Stato, quindi il contributo è intero carico. Questo che vuol dire? Che altri benefici, ovviamente non sugli stessi lavori, ma quelli di cui il cittadino può beneficiare in via ordinaria degli sconti fiscali, del recupero fiscale per le ristrutturazioni, per gli adeguamenti, per tutto, lo potrà fare anche ad integrare queste risorse, ovviamente con la rendicontazione separata, cioè non è che lo stesso lavoro che è stato ammesso a contributo del sisma può essere anche rendicontato col credito d'imposta, ma i due meccanismi camminano in parallelo, in maniera distinta, non sono sovrapponibili, ma sono integrabili. Grazie, prego. Beh, per la replica. Risposta senz'altro interessante, anche qui vedremo in sede di conversione alle Camere come migliorarlo come gruppo parlamentare dei 5 Stelle. Devo dire che mi sorprende un po' tutta questa disponibilità a fronte soprattutto delle dichiarazioni rilasciate due giorni fa dallo stesso sindaco di Spoleto, che metteva in evidenza come la posizione fosse diversa e fosse da valutare con cura. Quindi per Folignate e Spoletano una riflessione ulteriore, perché comunque chi è fuori dalle aree interne o cratere in realtà avrebbe meno strumenti finanziari a disposizione, sia in termini quantitativi che, vorrei dire, qualitativi, perché ricorrere al finanziamento agevolato pur attraverso la CDP non è come avere un contributo a fondo perduto. Grazie. Grazie, abbiamo concluso la seduta del question time.